pochi anni Jonathan curò la produzione di 11 film per Harry Peppel. Film di second'ordine. Io diressi il terzo e poi 5 altri. Non ci potevamo considerare degli assi. Eravamo due pesciolini, ma imparammo il mestiere. Poi un giorno Harry ci assegnò un film brivido, dal titolo La fine degli uomini gatto. Questi andrebbero bene per loro? Certo, bisogna rinfrescarli un po', sono in magazzino da anni. A me non entra. Non ti preoccupare, se non si girano troppo, con un po' di mollettone possiamo rimediare subito. È questione di adattarli, è il nostro mestiere, siamo qui per questo. Questo bisognerà darlo a uno più magro, perché è stoffa di importazione, non si trova sul mercato. Ma questo non è un ostacolo, ecco, per esempio, questo qui vi dà un'idea esatta. Guardino, la coda ha carattere, da un certo senso di orrore. Ci vuole una rinfrescatina e sono a posto. Certo, devono immaginare l'effetto sotto i riflettori. Imbottitura qui per le spalle, all'incirca così. Andrà bene. Ma se e noi... se invece... Senti, 5 uomini vestiti da gatto, cosa sembra? 5 uomini vestiti da gatto? E chi paga per vedere un film del genere? Cosa si aspetta? Di tremare dalla paura. Ma cos'è che spaventa la gente più di ogni altra cosa? Il buio. E lo sai perché? Perché il buio ha una vita propria. Le cose più strane prendono vita nel buio. Ma allora, teniamoli nel buio gli uomini gatto. Presenti ma invisibili. Esatto. Eliminati. D'accordo. E con che cosa li sostituiamo per dare il brivido al pubblico? 2 occhi che brillano nel buio. Un cane che urla, ringhia, mostra le zanne. Un corvo con la gola tagliata e senza penne sul cozzo. Una ragazzina che urla, con le gote azzannate. Bene, stop. Passiamo nell'altro ambiente, presto. Voi riportate indietro quel carrello. Ah, ecco la mia prima Avanti, stella. Avanti, muoviamoci.